Beatrice Andriano Cestari, questo è un po' il regno che da un po' di anni la circonda, è stata la sua passione e in ognuna di queste, come dire, di queste campane c'è storia, c'è devozione, c'è sentimento, c'è passione. La prima domanda che mi viene di farle, come dire, al centro di una meraviglia, di un concentrato di bellezza, queste statue le parlano? Certo. Non parlano della nostra gente, della devozione che ha creato tutte queste immagini, della laboriosità del territorio nostro pugliese, perché il monte è stato riprodotto, il territorio nostro, con la natura, con la creatività dell'uomo, con tutto quello che ci hanno lasciato, che poi si vede la produzione attuale che si trova nei santuari. Si è ridotta a un piccolo manufatto in plastica, o in gesso o in plastica, ridotto, c'è un cestino pieno così. Quindi aver potuto realizzare questa opera, grazie Mario Vicino, questa opera che è unica veramente. Quante campane più o meno la circondano? Tante, tante, come si vede, sono tante. La maggior parte di queste campane, lei mi diceva, sono di fattura pugliese. Sì, sì, sì. Sì, quindi sì. C'è una scuola pugliese di artigiani locali, anche se il centro, come dire, quello più professionale resta quello campano. O quello napoletano? Sì, quello napoletano, però noi abbiamo avuto la nostra produzione, la nostra creatività, perché anche c'è da dire questo, che i grandi artisti o gli artisti della grande statuaria hanno avuto bisogno anche della piccola produzione per poter avere un introito, perché la grande statuaria era venduta per le chiese, e mentre questa devozione era così diffusa, specie nel popolo, dove c'è stata una maggiore presenza, che c'era richiesta e gli artigiani. Poi non era un singolo artigiano, qui c'era è un oggetto composito questo. Hanno lavorato le sarte, le ricamatrici, i falegnami, i fabbri, non è la scultura, sì. Ha lavorato per la scultura, ha lavorato un unico artista. Per queste campane, per i soggetti di queste campane, sono state più persone. Quindi una artigianalità plurale, sì. che si prestava alla richiesta, quindi, di conservare, di preservare un momento intimo di devozione, sì. E che diventa tradizione, perché queste campane erano sui comò di quasi di ogni casa. Quasi di ogni casa e in prevalenza delle camere da letto, dove c'era la parte più intima della casa, e per cui diventava il loro santuario personale, dove conservavano ricordi di famiglia, ricordi di visite ai santuari, di santini. Era un contenitore di ricordi, una testimonianza di preghiera. È bella questa cosa che sta dicendo, che è uno scrigno, come dire, di ricordi in trasparenza. In trasparenza, perché poi... Da condividere. La particolarità dell'oggetto poi è data dal vetro. Senza il vetro la composizione non ha fascino. Allora questa materia fantastica che è il vetro, e tutti sappiamo di quanti elementi è composto il vetro, che poi l'altra bellezza è che nella lavorazione ha dato delle
sfumature. La colorazione dei vetri delle campane non è mai uguale una con l'altra, perché dei mille dosaggi delle componenti della materia non vengono mai perfette. Difatti ci sono, quella se le vede lì ha la colorazione verdina, questa, poi c'è una dall'altro lato, quel Gesù Bambino ha la colorazione rosa, quel vetro che è di là ha la colorazione rosa. E poi ne ho vista una grigia, aveva una colorazione non sfumatura, proprio grigia. E poi la componente della materia è cristallina, pur avendo molte imperfezioni. Questi vetri sono cristallini e a volte sono leggerissimi, come una piuma, pur sollevandoli. E a volte restavo perplessa così, quando li dovevo prendere per pulire. Una piuma. Mi diceva che anche l'artigianalità nel ricamo, che l'ha vista protagonista, perché lei a un certo punto da autodidatta ha imparato a ricamare filo d'oro. Per recuperare le campane che ha acquistato poi di volta in volta, che la passione la portava a far sue. Sì. E mi diceva che spesso anche negli indumenti intimi di questi personaggi, di questi soggetti, c'è l'attenzione al particolare. La ricercatezza proprio, la ricercatezza. Vestite come le figure umane dell'epoca, con i modelli del bustino, della gonna ricciata e una della crinolina addirittura. Sì, molto belle. Per me, vede, è stato un dono che ho ricevuto dalla vita. Cosa le devo dire? Dopo i figli, perché prima non avevo mai pensato, ma mai, una cosa simile. Se me lo avessero detto non ci avrei creduto. E poi i figli erano andati via di casa, io che guardavo sempre, seguivo sempre il mondo che mi circondava dell'arte, il mondo della devozione, e dicevo, ma delle campane non ha parlato nessuno, c'è un mondo da scoprire, c'è un mondo fatto di tenerezza anche, perché gli oggettini che hanno messo testimoniano anche la tenerezza delle persone che l'hanno avuto e l'attenzione degli artigiani nel curare ogni minimo particolare. La iconografia perfetta, forse anche hanno avuto qualche religioso che li guidava, che li suggeriva. Che realizzava i soggetti. Io quello che le posso dire è che proprio nella mia famiglia, come ora si lavora in casa per guadagnare, per arrotondare l'introito. Sì. Nella mia famiglia ci sono state due donne che per arrotondare il loro magro introito realizzavano i bambinelli. Si vede che c'era qualcuno che portava loro il materiale a Franceschino. Il materiale, sì, e le forme anche, perché questo nostro cugino, poi il bambino che faceva parte della famiglia, lui giocava con i bambinelli di cera che non erano riusciti bene, deformati. Lui prendeva una bacinella d'acqua, li metteva e li faceva galleggiare con le barchette. Quindi, come oggi realizzano gli indumenti? Nelle proprie abitazioni, allora realizzavano questi bambinelli, però a Bari, a Piazza Mercantile, c'era proprio una bottega di restauro? No, di creazione di bambinelli. Ah, di creazione. Di creazione. E poi collaborava il falegname che faceva le basi, che le devo dire, la ricamatrice, ripeto, e c'era tutto un fermento, tutto un movimento.